Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta la Libertà. Eccoci di nuovo con Laura Gurrado. Rieccomi, ciao a tutti. Che, come abbiamo già visto nella puntata precedente, diciamo così, abbiamo parlato dell'idratazione delle corde vocali e abbiamo già visto l'idratazione a freddo, sì. E oggi vediamo l'idratazione a caldo. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare libertà. Bene, Lauri. Mario. Come abbiamo visto nella scorsa puntata, se non l'avete guardata, vi lascerò il link in descrizione, ma è subito quella che è uscita la settimana scorsa, abbiamo parlato dell'idratazione delle corde vocali e quindi l'importanza di farla giornalmente, sì. Eccetera, eccetera. Però c'è sia l'idratazione a freddo, come abbiamo già visto, e sia quella a caldo. Perché c'è questa differenza? Quali sono i vantaggi magari di una piuttosto che dell'altra? Sicuramente tutte e due sono vantaggiose. Quella a freddo è più a portata di mano e va bene sempre, in qualsiasi situazione, in qualsiasi luogo. Invece quella a caldo è un po' più curativa, soprattutto se abbiamo una situazione di congestione nasale, oltre che un discorso di idratazione delle corde. Sì. Quello che dobbiamo sfruttare più di tutto sono i vapori, quindi non avvicinarci all'acqua calda, quindi a questi vapori bollenti, ma più che altro usufruire, ecco, come adesso sta avvenendo, di questa, diciamo, di questa nebulosa che è un po' come un bagno turco, possiamo definirlo così. Sì. E questo apparecchietto qua che cos'è? Questo è un vaporizzatore, sì. C'è il metodo classico, sì. I suffumigi, così che detti. Con la pentola dell'acqua, esatto. Io ho già fatto una puntata che insomma si trattava di quando bisogna cantare, se si è raffreddati, quindi consigliavo di fare i vapori, vi lascerò il link anche di quella puntata in descrizione così potete guardare come fare i vapori con l'acqua calda riscaldata. Però questo metodo invece ha un vaporizzatore. Sì, questo metodo prevede solamente dell'acqua, chiaramente fredda, okay. Che va inserita, adesso lo faccio, non si dovrebbe fare mentre è in funzione, che va inserita in questo piccolo serbatoio, sì. E strucco il bottone e mi esce dopo qualche secondo magicamente questo vapore. Ci sono, sì. Vaporizzatori anche più piccoli che sono tascabili e chiaramente, guarda, anche per la cura della bellezza. Ma si respira dal naso, dalla bocca e da tutte e due. Quindi apro bocca e quindi le narici le metto su questo vapore. Bella la sensazione. È bella, è proprio, molto bella, sì, la sensazione. Riscaldante. Quindi se siamo raffreddati è proprio il top. È proprio il top. Questa metodologia è un po' soggettiva, nel senso c'è chi ne trae beneficio o comunque... Sì, beneficio a livello anche vocale e chi magari preferisce quella a freddo. Okay. Però questo è a discrezione appunto della... Puoi, sì. Continuare, puoi, va continuare. Bene, e questa va fatta, sì. Soprattutto immagino la sera, prima di andare a letto, almeno credo, non so se, sì, è più, sì, indicata, sì. Piuttosto che... Magari la mattina anche, okay. E la sera prima di andare a dormire, cioè okay. I momenti in cui sono a casa, tranquillo, okay. E quindi... Non prima sicuramente di un'esibizione, okay. Perché questo potrebbe, come dicevo prima, dare noia. Ok, rilassa magari troppo la corda e non funziona, si riscalda troppo. Esattamente, perché l'acqua è calda. Ah, ok. Invece l'idratazione a freddo va sempre bene. Va sempre, ci sono anche idrata soltanto. Esatto, sì, okay. Sì, ci sono anche vaporizzatori più piccoli, sì. Che io posso portare addirittura in treno, in aereo. E quindi sono più tascabili, tra virgolette. Sono più tascabili, sì. Sì. Solamente acqua, perché poi ci sono i suffumigi, invece come... Sì, come abbiamo consigliavi, già, sì. Qui, da fare la qui sera. Non si, non, sì, qua non si, si introducono niente. Assolutamente, okay. Né bicarbonato e né erbe curative di nessun tipo, solo acqua. Ottimo, quindi questo si acquista ovunque. Sia online, sia, sì, nei, sì. Negozi, diciamo. Assolutamente, ok. Sì. Benissimo. Quindi tutto qua. Tutto qua è il sistema, diciamo, che ci permette di idratare le corde a caldo, sì. E lo facciamo anche questo, possiamo farlo giornalmente,
magari la sera mentre guardiamo un film, ascoltiamo un po' di musica, ci mettiamo questo vapore e ci dà questo beneficio. Benissimo. Sì. Bene, grazie Laura. Grazie a te Mario. Vi ricordo che lei è una cantante professionista, seguitela. Come dire, Laura Gurrado, cercate e troverete, insomma, vedrete insomma come canta bene questa ragazza. E quindi, grazie per essere stata con noi. Grazie a te. E ci vediamo. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.